Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Oggi daremo un'occhiata insieme a un titolo che è uscito da pochissimo ed è in access anticipato, ed è Don't Scream, If You Scream, You Restart. Il titolo ragazzi secondo me necessita della cam perché è molto a reaction. Siccome io gioco agli horror ragazzi con luci spente per avere un ambiente il più immersivo possibile, mi sembra una minchiata secondo me giocare agli horror con la luce accesa, e quindi ho deciso di prendere spunto da alcuni streamer che ho visto appunto streamare in questa maniera qua, giocando naturalmente con i titoli horror. Vediamo ragazzi se questa cosa qua, questo spunto che sto prendendo da questi streamer oltreoceano, può funzionare anche sul mio canale. Quindi entriamo in modalità creepy. Questa è l'idea ragazzi, entrare in modalità visione notturna. Fatemi sapere naturalmente nei commenti se vi può garbare una soluzione del genere. Intanto direi che possiamo buttarci sul gameplay. La prima cosa che dobbiamo fare raga è settare il microfono, ok, in modo e maniera che non passi quel simbolino, quella sbarretta lì, perché sennò ci tocca riniziare da capo. Quindi mi sa che mi tocca durante il gameplay sussurrare. Ok, possiamo partire, vediamo. Ok ragazzi, Don't Scream, 18 minuti. Non posso parlare. Fattoria, però un momento raga, c'è una zia che ha bisogno d'aiuto. Questa è andata, l'hanno fissata. No, allora in teoria da quello che ho letto con la R interagiamo. Allora sì che di là ragazzi abbiamo delle indicazioni, però qua ci sono dei rottami, dei relitti, più che rottami e relitti. E quindi andiamo di qua. La storia non l'ho letta raga, ma da quello che posso vedere secondo me siamo dei superstiti, un disastro aereo ragazzi. Allora, il gioco utilizza un sistema di visuale VHS, non è male. Ok, c'è qualcosa che lampeggia là in fondo ragazzi. Mi sento un rincoglionito a parlare così, però sono obbligato. Ok, c'è della gente che pensa. Spariamo una Coca-Cola ragazzi. Niente. Con la R interagiamo con gli oggetti, però a quanto pare nispa. Esploriamo il relitto ragazzi. Chiudete gli occhi. Pensieri positivi. Ok ragazzi, allora vi giuro non c'è modo di settare il microfono in maniera ottimale, bisogna parlare così. Ok, che non respirare nel microfono, che cazzo. Papagulo. Puttana di quella merda, ragazzi. Mi sono cacato su. Non ci arriverò mai in fondo a sto gioco, raga. Non ci arriverò mai. Vai, si riparte. Ok.
cazzo? Cioè, qualcosa del genere mi aspettavo, ma... Fanculo. Ok, ragazzi, riavviamo il tutto. Ho aumentato un peletto. La luminosità della visione notturna. Giusto un peletto. Ok. Comunque i minuti si bloccano quando interagiamo con qualcosa, ragazzi. Secondo me c'erano dei... terroristi su sto volo. Momento, c'è qualcosa. Mi tocca anche non respirare. Cazzo è quella roba? Non so neanche come verrà il gameplay, raga. Cioè io mi sbiglio qua. Come cazzo? Ok. Puzzano i piedi. Piano, piano. Non ho paura. Non ho paura. Non ho paura. Ok. Via libera. Uscire da qua. Momento, proviamo ad andare a vedere da questa parte. Ma questo non faceva così prima, ragazzi. Che cazzo? No. Usciamo. Ok. Di qua. No. Aiuto. Aiuto, ragazzi, aiuto. Aiuto. Merda. Ho pagato il gioco. Possiamo andare.
Sì. Dobbiamo andare via da qua. Via. Si richiude la porta. Ok, via, via. Forse emergenza. Niente. Proviamo a uscire fuori. Io non so dove dobbiamo andare, ragazzi. Riuscirò a settare la voce, ma ci proverò. Ma dove cazzo devo andare? Merda.
cazzo. No, 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 no. C'è quel calzone rosso, raga. Momento. Ah, ok. Niente. Easy, easy, easy. Tranquillo. Niente di che. Salire qua su. Proviamo a salire qua. Vediamo. Si può? No. Niente. Ok. No, no, no. Ok, di qua non si può. Ah, sono quelli appesi. Ok. Niente di preoccupante, raga. Via. Brutti stronzi. Niente, niente. A parte il primo jump. A parlare così, niente, 7 minuti, va bene, va bene. E io direi che ci possiamo stoppare qua. Oh, bene ragazzi, posso tornare a parlare con un tono di voce normale, mi era venuta la rantica, cioè voglio dire. Non è che mi abbia più di tanto colpito, impressionato il titolo, devo essere sincero. Sì, il jump scare un po' all'inizio, l'ambientazione, ma il fatto che non puoi neanche parlare a questo tono di voce, non c'è la possibilità di settare bene il microfono, cioè assolutamente, anche provando con i volumi del microfono, proprio non lo piglia per niente, quindi cioè non ha senso il titolo. Oppure piglia troppo, anche i sospiri, a volte l'alito, il fiato, cioè interagiscono col discorso del microfono, non va bene. Quindi ragazzi, essendo che già tutto intorno al setup del microfono, se non è bilanciato, non, secondo me il tutto lascia il tempo che trova. Quindi se volete un consiglio, ragazzi, aspettate un attimino, in accesso anticipato, magari porteranno degli aggiornamenti, delle nuove migliorie, quindi non do né un voto positivo né un voto negativo, non mi sbilancio, però come idea, voto positivo, come gameplay... direi che c'è ancora tanto da rivedere. Va bene ragazzi, fatemi sapere la vostra, soprattutto per quanto riguarda la cam in visione notturna. Io purtroppo ragazzi, se non gioco con le luci spente e giochi horror, non riesco a dimedesimarmi nel titolo, a buttarmi nell'atmosfera, cioè con le luci accese, come vedersi un horror con le luci accese, voglio dire, cioè non ha senso, assolutamente senso, visto che il mio canale è basato sui titoli horror e principalmente appunto su una mia passione che è l'horror, cioè io di giocare un titolo con le luci accese non me la sento, raga, quindi non mi piacerebbe neanche, quindi fatemi sapere la vostra. Se vi può andare bene ragazzi, io sono più che propenso a portarvi altri titoli con la cam, però in visione notturna, quindi in modalità creepy. D'accordo ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, ci becchiamo al prossimo video, ciao!